Buongiorno cari amici, come state? Tutto a posto? Spero che stiate tutti bene. Allora, anche oggi ci troviamo per un nuovissimo interattivo. Oggi, diciamo, utilizziamo unicamente le carte. Ho preparato ben tre varianti, 1, 2 e 3. Abbiamo numero 1, abbiamo le carte dei veggenti della luce. Numero 2 abbiamo i tarocchi degli arcani, numero 3 abbiamo i tarocchi dell'oceano. Quindi scegliete la 1, 2 o 3, potete scegliere il numero oppure il mazzo che vi piace di più. E la domanda di oggi è: cosa mi accadrà in amore nei prossimi 2 mesi? Quindi diciamo, calcolando che oggi è l'8 ottobre, diciamo da qui a Natale praticamente, perché poi mancherà poco a Natale. Quindi cosa accadrà in amore in generale? Quindi ovviamente tutti possono partecipare a questo interattivo, qualunque sia la situazione amorosa che hanno in ballo, perché va bene per tutti, perché è una sessione in generale sull'amore. Quindi qualunque sia la vostra situazione amorosa va bene. Va bene qualunque tipo di situazione amorosa. Intanto che voi scegliete 1, 2, 3, 1, 2 o 3, in base al numero, in base alla tipologia di mazzo dei tarocchi, vi dico che io mi chiamo Perla, che mi occupo appunto di cartomanzia, numeri del lotto, benessere psicofisico e meditazione. E niente, ricominciamo con questo interattivo. Dicevamo solo con le carte, perché io vario, come voi avete visto sul mio canale, faccio tante cose. Ben trovati a chi mi conosce e benvenuti a quelli nuovi sul mio canale. E intanto che voi scegliete, vi dico anche che le stesse possono anche non corrispondere e che quindi comunque c'è sempre un messaggio da cogliere. E poi che il video vale dal momento in cui lo aprite, quindi se lo vedete ora, lo vedete fra 10 anni, è sempre valido. Credo di aver detto tutto. Ringrazio di cuore tutti quelli che si sono iscritti, quelli che si iscriveranno, tutti quelli che mi scrivono, siete fantastici e insomma, vi lovo tutti. Perfetto, credo che possiamo cominciare. Io partirei con la stesa numero 1. Quindi metto da parte gli altri 2 mazzi, quindi numero 2 e numero 3 li mettiamo momentaneamente da parte, li mettiamo qui, i 2 mazzi. Allora, numero 1, perché ha scelto il numero 1? Mettiamo da parte anche queste carte che annunciano gli altri 2 mazzi, così perfetto, abbiamo tutto a posto. Okay. Allora, partiamo numero 1, stessa numero 1 perché ha scelto il numero 1. Allora, poi abbiamo anche qua altre carte nel caso da consultare se non ci bastano queste. Quindi dicevamo, numero 1, cosa mi riserva l'amore entro i prossimi 2 mesi? Vediamo qual è la situazione in generale. Partiamo con questo primo mazzo di carte dei veggenti della luce. Allora, carte introduttive. Allora abbiamo la torre, il sole e l'imperatrice. Allora, la torre indica che uscite da una situazione un po' pesante per voi, una situazione che comunque è finita, vedete, si è conclusa, perché la torre indica appunto la fine di una qualche situazione, quindi è finita questa situazione rovinosa, pesante che avete attraversato. Potrebbe anche essere la fine o la rottura di una relazione, comunque questa torre, uscitela su di voi. Poi abbiamo questo sole che indica in futuro, accanto a questa carta dell'imperatrice, indica appunto che è anche una carta di fecondità, di cose belle in arrivo, indica questa carta del sole, gioia, successo e chiarezza. Quindi finito questo periodo, ne comincia uno del tutto nuovo e del tutto bello per voi, positivo, senza dubbio. La fine di un periodo e l'inizio di un altro. Bene, adesso vediamo le nostre carte dei tarocchi cos'altro ci dicono. Allora, partiamo, mischiamo.
Allora, cosa ci riserva, diciamo, in futuro l'amore? Facciamo una stesa a sette carte così per vedere più o meno com'è la situazione, di cosa stiamo parlando e vediamo cosa riserva in futuro, cioè questi prossimi 2 mesi, l'amore, perché voi sapete che il destino cambia di giorno in giorno, ok? Allora, vediamo un attimino cosa ci dicono queste carte. Allora, faccio un po' di mazzetti, poi smazziamo. Delle che smazzate. Mischiamo bene bene. Allora, ok, fondo mazzo abbiamo il re di coppe. Ok? Quindi è una carta abbastanza positiva. Vediamo, prendiamo sette carte, le prime sette carte, visto che abbiamo smazzato bene, e vediamo cosa ci dicono queste carte. Allora, le ho messe qua perché non mi bastava lo spazio, però. Ok, va bene, magari le metto qua, così si vedono bene, qua il numero uno si dovrebbe vedere. Ok, perfetto. Allora, partiamo con le nostre carte, le vediamo una per una. Allora, partiamo col 4 di bastoni. E 4 di bastoni indica celebrazioni. Vedete questa immagine qua? Indica delle celebrazioni, anche un incontro con un'anima gemella oppure matrimoni. Allora, collegandoci con quelle carte di positività per l'avvenire. Può anche darsi che in avvenire voi possiate incontrare l'anima gemella, oppure, adesso poi vedremo le altre carte, nel caso che fosse un ritorno, e questo ritorno è la vostra anima gemella, però vediamo perché non sappiamo ancora esattamente di cosa stiamo parlando. È uscita ancora una volta l'imperatrice, quindi è un periodo, vi aspetto un periodo di fecondità in tutti i settori, vedete questa donna con questo mondo che ha nel grembo, no? Un periodo di fecondità in tutti i settori, di notizie positive che arrivano, di cose belle che avete, che vi aspettano da fare, di cose, diciamo, positive per voi per l'avvenire. Abbiamo adesso l'appeso. L'appeso indica un periodo di fermo, nel senso che in questo periodo vi siete sentite, vi sentite ancora un po' ferme. Perché diciamo, avete sentito l'esigenza di fermarvi per prendere delle decisioni, di riflettere, di rilassarvi, di pensare un po' alle cose passate, alle cose che potete fare in futuro, che tra l'altro si prospettano molto belle. E credo che questo periodo di riflessione vi stia servendo, visto che vi aspettano queste cose belle per il futuro, quindi è una carta sicuramente positiva anche questa. Questa riflessione vi è servita. Anche se ancora credo non siate fuori completamente da questa riflessione profonda che avete fatto dentro di voi. Abbiamo poi questo 3 di bastoni che indica appunto che sto facendo i primi passi verso gli obiettivi nuovi. Quindi siete in attesa di fare i primi passi verso queste cose belle che vi aspettano. Quindi è un periodo questo di rinnovamento in generale per la vostra vita. Abbiamo poi il 6 di coppe. Il 6 di coppe indica che ci sono, avete diverse scelte a vostra disposizione. Vedete queste coppe? Cioè avrete varie possibilità di scelta per quanto riguarda il vostro futuro, per quanto riguarda in genere tante situazioni, no? Oppure vuol dire un periodo di armonia, pensate un po' ai ricordi del vostro passato, vedete questo bambino qua col cane, ricordi del passato, ricordi dell'infanzia, oppure può voler dire riconciliazione con qualcuno, ok? Ha tutte queste valenze questa carta qua. Poi abbiamo ancora un altro l'asso di coppe, che è un'altra carta positiva, che vuol dire nuovi inizi in amore, gioia e felicità e anche una possibile gravidanza, ok? Se qualcuno di voi ha iniziato da poco una relazione. E finiamo col 2 di coppe, che vuol dire relazione tra fiamme gemelle, ok?
Allora, a me qui, in base a queste carte, mi vengono due pensieri. O parliamo di una relazione con una persona che avete intrapreso e che a quanto pare andrà per il meglio, fino a concludersi bene con una convivenza, un matrimonio e con una gravidanza, se avete iniziato a frequentare qualcuno, oppure con la persona che dovete ancora conoscere, ci saranno tutte queste belle cose di cui ho parlato. Se invece state aspettando un ritorno, questa persona potrebbe tornare da voi, ok? E dare vita a tutte queste belle cose di cui vi ho parlato, perché le carte sono non belle di più. Ora voglio prendere come conferma di queste splendide carte, qualunque sia la vostra situazione amorosa. Adesso guardo queste altre carte e quelle di unicorni per vedere se ci danno la conferma. Veramente sono delle carte molto molto belle, in tutti i settori, lavoro, amore, fortuna, qualunque sia la vostra situazione amorosa in questo periodo, è veramente molto bella. Vediamo se queste carte ci confermano questa situazione di letizia, di armonia, di felicità futura. Ecco, la soddisfazione indica appunto un inizio di qualcosa di nuovo. Vedete anche l'asso di denari e l'asso. Vedete i tre assi, gli inizi di siamo agli inizi di un qualcosa. Vedete? Amore, salute e fortuna. Sì, confermo quello che ho detto. Adesso prendo anche una carta degli unicorni. Guardate, io che mi uscissero tre assi è veramente difficile, tra l'altro carte mischiate. Cioè, queste carte sono molto positive per voi, avete scelto la stessa numero uno, veramente. Vediamo se anche queste carte di unicorni confermano. Lavoro di squadra, collabora con gli altri per la riuscita di questa situazione. Quindi se, diciamo, sarete umili e collaborerete con gli altri, tutte queste cose vi riusciranno, tutte queste cose di cui vi ho detto. L'amore guarisce la paura. Il potere dell'amore può aiutare le persone aggressive e piene di rabbia ad avere meno paura. Quindi se in questo momento vi sentite un po' tristi per una qualcosa, perché abbiamo visto che c'era questa carta di riflessione, non abbiate paura perché l'amore guarisce tutte le paure, E mi fermo qui. Allora, io vi dico che qualunque sia la vostra situazione amorosa, si concluderà bene, sia che aspettate un ritorno, sia che dovete conoscere ancora qualcuno, perché qua mi indica addirittura fiamme gemelle e possibile gravidanza alla fine, e sia se avete cominciato a frequentare una persona e la relazione sta un po' diventando più seria. Quindi, per chi ha scelto il numero uno, veramente queste carte sono più che positive. Chiaramente noi parliamo dei prossimi 2 mesi. Ovviamente, se non vi corrisponde, vuol dire che la stessa non è per voi, ma a me il numero uno mi indica queste cose. Complimenti a chi ha scelto il numero uno, ok? Poi fatemi sapere. Bene, belle cose per il numero uno. Vediamo adesso se per il numero due ci dice altrettante cose belle per come ha detto il numero uno. Passiamo al numero 2. Numero 2, ecco qua per voi il number 2, numero 2. Vediamo queste prime carte, poi mischiamo queste carte degli arcani. Un attimino, vediamo queste carte che ci dicono, queste prime carte introduttive. Abbiamo il matto. È un periodo che avete voglia di usare, che volete buttarvi nelle cose, che volete rischiare. Quindi proprio vi sentite molto birichini o birichine, se siete uomini. Volete proprio buttarvi, avete deciso di buttarvi, di fare cose nuove, di cambiare la vostra vita, di rinnovare tutto, proprio di cambiare totalmente la vostra vita, ok? Bravi, saggia decisione, bisogna cambiare ogni tanto, dal taglio di capelli, cambio di lavoro, cambio di tutto, Poi abbiamo il Papa. Il Papa è una buona carta, è un periodo in cui vi sentite molto intuitivi, può indicare anche che avete una guida spirituale a cui vi rivolgete, un prete o una persona, un amico a cui chiedete spesso consiglio, e una carta quindi anche cerimonie oppure diciamo nuovi inizi in generale, diciamo è una carta comunque positiva e può indicare anche matrimoni o celebrazioni religiose, Può indicare tutte queste cose, comunque è una carta molto positiva. Infatti, questo è evidenziato, rafforzato da questa carta delle stelle, che
che indica appunto che è un periodo per voi in cui vi sentite, come vi dicevo, pieni di voglia di fare, pieni di gioia di vivere, diciamo positivi, intuitivi. Questa carta può indicare anche del Papa un periodo di intuitività, di positività. Però questa carta delle stelle vi indica appunto che avete delle buone speranze per quanto riguarda il vostro futuro. È successo nei settori in cui, ai settori, nei vari settori in cui vi potete de dedicare, no? Successo, fortuna, speranza e buone novità in arrivo. Questa è una carta anche di guarigione, la carta delle stelle, quindi sono delle belle carte queste introduttive. Vediamo adesso cosa ci dicono le nostre carte dei tarocchi, sempre per il numero 2. Allora, vediamo un pochettino cosa ci dicono queste carte, diciamo, mischiamole bene. Per quanto riguarda il vostro futuro, no? In amore, vediamo cosa ci dicono queste carte per quanto riguarda l'amore, l'amore futuro vostro. Vediamo un pochettino. Facciamo una stesa a 7 carte, poi chiediamo conferme anche alle carte degli unicorni. Vediamo un pochettino intanto queste carte cosa ci dicono. Facciamo mazzetti, così per mischiarle bene. Siamo sicuri. Mazziamo ancora una volta. Allora, fondo mazzo, la luna indica un periodo di riflessione vostra, interiori, può indicare anche delle paure che voi avete, la luna, oppure dei segreti che state per venire a conoscere. Può indicare queste 3 cose. E adesso prendiamo le prime 7 carte e vediamo la nostra stesa 7 carte e vediamo cosa ci dice. Di solito indica un po', la stessa 7 carte dà un po' il quadro della situazione generale. Vediamo un attimino. Allora, mettiamo da parte queste che abbiamo utilizzato prima. Okay, vediamo questa stessa 7 carte per il numero 2 cosa ci dice. Partiamo con la prima. Allora, il 4 di denari. Allora, il 4 di denari indica una persona che si aggrappa a qualcosa, chiusa in se stessa, oppure è una carta di stabilità. Prima abbiamo visto la carta della luna. Credo che in questo momento voi stiate rimuginando un po' tra di voi, un po' su tante cose vostre. Penso che sia un periodo in cui vi sentite un po' fermi, state rimuginando su delle vostre situazioni che vi sono accadute. Il 3 di denari accanto a questo 4 di denari indica che state facendo un lavoro di squadra, per cui vi verrà, questo per quanto riguarda il lavoro, vi verrà riconosciuto qualcosa, per un qualcosa che avete fatto. Avrete dei riconoscimenti su un qualcosa di buono che avete fatto. Finalmente avrete un riconoscimento, potrebbe essere anche una promozione sul lavoro, eh? Poi abbiamo il 2 di bastoni, qui vedete questo 2 di bastoni, che indica che c'è una certa distanza fisica da qualcuno, siete lontani da qualcuno a cui tenete. Oppure può indicare anche delle piccole noie. Poi abbiamo il 7 di denari. Il 7 di denari indica una persona che fa uno sforzo, che si sta sforzando per avere dei risultati, oppure può indicare che state aspettando il momento giusto per agire. Probabilmente c'è un qualcosa che dovete fare e aspettate il momento giusto per agire, il momento propizio, il momento opportuno per agire in qualcosa che vi preme, che state aspettando. Abbiamo poi il 3 di coppe. Ok, il 3 di coppe indica, adesso bisogna vedere cosa diranno le altre carte. Allora, può indicare degli incontri, delle feste, dei divertimenti, oppure può indicare una relazione a tre, quindi può indicare una relazione extraconiugale. Quindi, se per caso si tratta di una relazione extraconiugale, è la vostra stesa, perché può indicare anche una relazione extraconiugale, una relazione, diciamo, non alla luce del sole, eh. Poi abbiamo l'asso di coppe che indica nuovi inizi in amore, gioia e felicità, e può indicare anche una gravidanza. Poi abbiamo l'otto di coppe, che indica una persona che si allontana da una data situazione o che vuole abbandonare qualcosa. Ok? Allora, qua
io credo che parliamo di una relazione extraconiugale che voi avete con qualcuno, ok? Che vi, diciamo, in questo momento vi è venuta pesante, nel senso che voi, allora, la relazione extraconiugale va bene perché è uscito questo asso di coppe. Ovviamente se non avete una relazione extraconiugale, questa stessa non è per voi, eh. Quindi voi in questo momento, anche se va bene la relazione, vi sentite un po', vi viene un po' pesante la situazione, perché state aspettando che lui o lei lasciino l'altra persona, ma questa persona non vi dà sicurezza, non si decide a piantare l'altra persona. Pare che non voglia. Non abbia il coraggio, insomma, di continuare a tenere il piede in tasca, magari una relazione che dura da anni, ma la persona non riesce a lasciar perdere l'altra persona, ok? Relazione a tre qua mi potrebbe anche indicare che c'è una persona di mezzo, la ex di questa persona, o qualcuno che si è messo di mezzo, la mamma, non so, può essere anche un'ex fidanzata. Qua comunque mi indica sempre una persona di mezzo, se magari non è propriamente una persona che diciamo che sia la ex, la moglie attuale, se non è propriamente una relazione extraconiugale. Non so delle tre potrebbe essere. Comunque, vediamo queste carte cosa ci dicono, perché qua comunque mi indica un'altra persona di mezzo, eh. Vediamo queste carte cosa ci dicono, se effettivamente ci danno qualche altra indicazione. E vedete, l'asso di coppe rovesciato, l'asso di coppe rovesciato. L'asso di coppe rovesciato indica il contrario di quello che è. E poi ci sono queste carte di spade. Qua questa donna qua, oppure eventualmente se non è una donna che è di mezzo, una ex, oppure questa situazione con sta donna vi dà parecchie noie. Qua non avete speranze, secondo me, con questa persona. Se è una relazione extraconiugale, una situazione ferma, un ritorno quel che l'è, qua mi sa che non avete granché speranze con questa persona. Perché per quanto ci sia comunque questa persona tenga a voi, ci sono troppe problematiche qua intorno. Troppe problematiche. Vediamo, anche se il lavoro va bene, però l'amore è qua, con questa persona qua. Vediamo cosa ci dicono le carte degli unicorni, perché qua vedo un po' di problemi sono usciti con questa persona. Forse, non so, se è una relazione extraconiugale, darsi che ha deciso di rimanere con la moglie, questa persona, a questo punto viene da pensare. Soprattutto se è un ritorno che aspettate, una persona che magari non si fa più viva da tempo. Vediamo che dicono queste carte degli unicorni. Allora, le carte degli unicorni ti dicono, allora, ascolta i tuoi veri sentimenti, non lasciare che gli altri ti convincano a fare qualcosa quando sai che è sbagliato. E vedete, anche questa carta non è tanto, ne prendo un'altra degli unicorni, però mi pare che questa persona, che secondo me qua parliamo di una cosa che... Ecco, qua addirittura vi parla dei vostri nonni, niente potrà spezzare il legame speciale con i nonni, vi sentite proprio un po' sottotono per questa situazione. Ecco perché qua c'è uscito questo 2 di bastoni, questo 4 di denari, perché c'è proprio a questo 8 di coppe in cui voi avete voglia di lasciar stare questa cosa, proprio perché vi sentite un po' delusi da questa persona, perché secondo me lui forse non vi dà abbastanza certezze, vi dice sì, qua proprio queste carte mi fanno pensare per lo più a una relazione extraconiugale, a un ritorno che non c'è più, a un qualcosa comunque di negativo, ragazzi o ragazze. Per il momento le notizie non sono buone, per il momento mi sa che non c'è trippa per gatti qua. Comunque, se la stessa non vi corrisponde, vuol dire che non è per voi, ma a me mi indica una situazione di questo tipo, ok? Poi fatemi sapere. Bene, numero 2, lascio gli amici del numero 2 e andiamo adesso al numero
Andiamo al numero 3. Vediamo per i ragazzi o le ragazze del numero 3 cosa ci dicono le carte. Per voi abbiamo le carte dell'oceano. Abbiamo qua, vediamo queste carte introduttive che ci dicono. Allora abbiamo la ruota della fortuna, gli alti e bassi del destino. Ok, gli alti e bassi della fortuna, del destino. Poi abbiamo la giustizia, quindi arriverà per voi un periodo in cui finalmente vi sarà fatta giustizia dei torti subiti. Poi questa carta dell'imperatore, che indica una persona autoritaria, una persona comunque profonda, una persona che comanda. Siete delle persone ferme voi, delle persone che comunque credono in ogni caso nel futuro e che il futuro possa portarvi delle cose belle per l'avvenire. Siete molto sicuri di voi, fiduciosi. Quindi io credo che, secondo me, siete usciti da qualcosa di poco positivo e questa carta della ruota della fortuna vi dice che da adesso in poi le cose miglioreranno, perché se avete avuto un periodo brutto, adesso ne arriva uno positivo, vi sarà fatta giustizia e voi stessi sarete i fautori della vostra giustizia, in quanto siete delle persone che non si fermano davanti a niente e avete molta fiducia che questa situazione si risolva in meglio. Vi sentite sicuri di voi, ecco perché è uscito questo imperatore autoritario e fiducioso. Quindi secondo me l'imperatore accanto alla giustizia indica appunto un periodo di positività che sta per arrivare, che voi fortemente volete, perché volete finalmente giustizia per quello che avete subito, e la fortuna vi darà una mano. Vediamo adesso queste carte cosa ci dicono dei tarocchi, quindi se quest'amore, queste carte dell'oceano, se come andrà l'amore per voi nel futuro, che cosa vi riserva la vostra vita amorosa. Ok, vediamo un po' cosa ci dicono queste carte, di cosa parliamo. Allora smazziamo per voi del numero 3, così siamo sicuri che le carte sono state mischiate bene. Adesso facciamo anche, dividiamo ancora. Allora, fondo mazzo cosa abbiamo? Fondo mazzo abbiamo la papessa. È un periodo in cui vi sentite molto intuitivi, un periodo in cui magari avete anche riflettuto, forse quest'estate avete tanto riflettuto sulla vostra vita. Comunque è una carta di buon auspicio la papessa in fondo mazzo, eh? Allora, prendo 7 carte, facciamo la stessa 7 carte e poi vediamo un po' con le altre carte il responso finale. Ve le metto così per come escono. Ok, perfetto, vediamo un po'. Allora, numero 3, vediamo cosa c'è per voi in amore. La partiamo col 7 di bastoni. Allora, in questo momento il 7 di bastoni indica, come appunto collegandoci un po' con le altre carte, che vi sentite sotto attacco, state resistendo a un qualcosa. C'è un qualcosa nella vostra vita, ecco perché è uscita anche la carta della giustizia. Vi sentite proprio che qualcuno vi ha fatto un torto, state resistendo e vi sentite sotto attacco, è come se ci fosse qualcuno che vuol farvi qualcosa di brutto e voi vi sentite sotto attacco per un qualcosa che vi sta capitando in generale nella vita. Poi abbiamo il paggio di bastoni. Allora, il fante di bastoni indica delle possibili novità, dei messaggi che potrebbero arrivarvi, che comunque vi sentite molto entusiasti e creativi in questo periodo. Come vi dicevo, vi sentite molto forti perché state reagendo a questa cosa per cui vi sentite sotto attacco. Ma credo che, però, che si tratti di una questione che riguarda il lavoro per adesso, non l'amore. Ancora una volta vedete la ruota della fortuna che questa volta ha deciso finalmente di girare dalla vostra parte, l'abbiamo vista anche prima, la ruota della fortuna. Poi abbiamo l'otto di denari. L'otto di denari indica che vi state impegnando per produrre qualcosa, quindi qua ancora una volta ci rifacciamo a questo, no? Vi state impegnando perché la vostra vita migliori, quindi magari state lavorando delle prospettive lavorative migliori per il vostro futuro.
Forse avevate paura di avete avuto paura di perdere il lavoro, perché qua abbiamo detto che vi sentivate sotto attacco. Però qua dice che vi state impegnando perché questo non accada, eh? Vi state impegnando con tutte le vostre forze, come se ci fosse qualcuno, o vi sentiste minacciati da qualcuno, mi fa quell'impressione. Infatti qua è uscito anche il diavolo, il vortice, un periodo in cui magari vi sentite come veramente sotto attacco. Come se ci fosse una tentazione, un qualcosa che voi non volete fare, ma che continua a tentarvi. Oppure può indicare anche un'ossessione amorosa, una persona che voi non riuscite a dimenticare, magari state aspettando il ritorno di una persona, visto che stiamo parlando dell'amore. Oppure siete attaccati a qualcosa che non riuscite a lasciare. Credo comunque che sia la passione amorosa per qualcuno, forse stare aspettando il ritorno di qualcuno, mi viene da pensare. E infatti è uscita la carta degli amanti, sì, e qua ci siamo, perché gli amanti accanto al diavolo indicano questo. Allora, ovviamente se a questo punto della stessa non vi corrisponde, vuol dire che non è per voi, se non è questo. A me mi indica che state aspettando il ritorno di qualcuno, questo qualcuno è la vostra anima gemella. E voi non vedete l'ora che torni da voi, perché lo desiderate ancora appassionatamente, sessualmente. Lo pensate giorno e notte, ce l'avete nel cuore e nell'anima. È la vostra tentazione, dolce tentazione in questo momento. Quindi anche se avete questi problemi sul lavoro, che vi sentite sotto attacco, magari la notte non dormite un po' per questo problema di lavoro o di situazione in cui vi sentite sotto attacco, può essere anche un problema familiare, ma avete in testa anche questa persona di cui aspettate il ritorno, non riuscite a dimenticarla, la vostra anima gemella. E qui abbiamo il carro che indica che ci saranno dei movimenti veloci, dei movimenti per il vostro futuro, ma dei buoni movimenti, che la situazione si metterà al meglio. Secondo me questa stessa riguarda un ritorno della persona amata che voi state aspettando e che pensate ancora, o con cui avete litigato. Ma questa situazione si risolverà per il meglio. Vediamo queste altre carte cosa ci dicono. Anche questa situazione qua lavorativa, secondo me, alla fine avrete ragione voi, perché è uscita anche la carta della giustizia e del destino che si mette bene. Vediamo queste altre carte cosa ci dicono. Ne prendiamo tre. Bella questa cosa di questa passione che avete per questa persona, eh? La pensate giorno e notte. Allora sì, allora vi dico che questa, allora, è uscito a vedere questa sette di bastoni che mi indicano questi problemi, sempre che si collegano a questo, cioè questi problemi sul lavoro che vi attanagliano, credo che sia un qualcosa riguardo il lavoro, ma si risolverà bene, ve lo dico già, perché è uscita questa carta, l'otto di spade, che è una carta di positività assoluta, quindi questi problemi si risolveranno a breve. E perché ci sarà un colpo di scena per cui si risolverà tutto. E poi questo 8 di spade indica che anche la situazione amorosa si risolverà. Questa persona, se aspettando un ritorno, tornerà. Se state aspettando di fare pace con qualcuno, farete pace, eh? Perché l'8 di spade è una carta la migliore di queste carte qua. Poi c'è anche l'asso di coppe, che è un inizio di un qualcosa di un nuovo inizio in amore, no? Un nuovo inizio felice in amore, un proseguimento di felicità in amore. Vediamo cosa ci dicono questi arcani qua degli unicorni. Completiamo la stesa. Gratitudine. Pensa alle persone e alle cose per cui sei grato. Quindi voi avete comunque una situazione familiare molto bella. Siete circondati da persone, amici che vi vogliono tanto bene e a cui dovete essere grati, perché in qualunque momento vi aiutano e vi danno forza. E poi vi dice: sei dotato, sei dotata. Sei una persona molto intelligente e ricca di doti. Ecco perché mi è uscita quella carta dell'imperatore che diceva che siete molto forti, molto decisi, e in questa situazione in cui vi sentite sotto attacco lavorativa, voi avrete la meglio, perché voi siete i capitani della vostra anima, i capitani di voi stessi, e non c'è nessuno mai che potrà mai mettere i bastoni tra le ruote, perché voi siete più forti. Vai! Bravissimi, bravissimi. Mi piacciono queste persone decise, queste persone forti, come siete voi.
Fantastici, continuate così. Benissimo, detto questo, io sento questa vostra voglia di fare, voglia di spaccare tutto. Spaccate tutto, andate, abbiate fiducia in voi stessi. La sento proprio questa carica che avete addosso. Benissimo, detto questo, io poi comunque la persona torna, eh. Niente, io vi auguro le cose più belle. Se la stessa vi è piaciuta, lasciatemi un like e iscrivetevi al canale. E noi ci vediamo la prossima volta. Un salutone, un abbraccio, tante belle cose della vostra amica Perla. Ciao!